Sono un uomo onesto. Ciò che vendo vale il suo prezzo. Un'offerta speciale di fine stagione. Disponibile solo alla cucina di famiglia vicino alla sorgente. Due alabarde al prezzo di una. Caricamento. 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 Sale infinite, dimensioni ignote. Ci sono solo io. Niente di... Niente luce, né calore. Dati che si muovono. Schede. Attraverso il buio. Ho paura. Ho paura. Caricamento. Pronto assistenza clienti Comstatic, parla Diana. La chiamo per il servizio di televisione via cavo. Pare che tra i canali ci sia una specie di immagine. Beh, strano, non sarà solo uno di quei canali premium per vedere i film? Io a casa non ce l'avevo, ma qualche volta quando mio figlio Jimmy smanettava troppo col telecomando apparivano dei frammenti di quei canali. Quanti anni ha Jimmy? 10, ed è un vero tesoro, grazie. Il mio Paul ne ha 12. Ma no, non è un problema di telecomando. Se passo dal canale 172 a 173, trovo un altro canale in mezzo. Lo sto guardando in questo momento, è una specie di menu. Sembra il canale della guida, perché proprio l'altro giorno, Jimmy... Non è il canale della guida. C'è il mio cognome, il nome di mio figlio e una lista delle cose che ci piacciono. I miei acquisti con carte di credito, i prestiti, i viaggi. E poi dopo c'è una cosa strana sui pattern biometrici e le frequenze ottimali di refresh dello schermo. C'è una specie di monitor cardiaco con su scritto EEG Wireless e ARAS. Non so i dettagli, ma sembra che il segnale sia programmato per avere qualche effetto sui nostri corpi. Ecco, signore, non so proprio cosa dirle. Io... Un attimo, è appena arrivato il mio supervisore. Dice che dovrei trasferire la chiamata. Buona giornata da Comstatic. Buongiorno. Siamo stati aggiornati sul suo problema. Sta arrivando un tecnico. Grazie, ma più ci penso e più mi sembra che qui stia succedendo qualcosa di molto strano. Il tecnico dovrebbe essere lì a momenti, signor Jameson. Non importa, io... Papà, c'è un signore strano alla porta. Sta bussando davvero forte. Buona giornata, signor Jameson. Caricamento.
Caricamento. C'è qualcuno? Ehi. Caricamento. Zona di quarantena. I giochi online distolgono molte persone dalla realtà, ma assicurati che questi mondi virtuali non siano troppo utopici. Non vogliamo che la gente avverta il proprio insuccesso nel mondo reale, giusto? Quarantena terminata. Caricamento. Caricamento. So che sei lei. Voglio andare a casa. Ti prego. Ho bisogno di te. Non lasciare buio. Caricamento. Accosta qui. Che cosa succede, Gary? Voglio parlarti in privato. Hai presente quel materiale della CIA per il mio nuovo libro? Quello sulle corporazioni? È una cosa troppo più grossa di quel che pensavo. Bilderberg è solo uno specchietto per le allodole. Ti faccio un nome. Abstergo. Non ho idea di che cosa sia. Una corporazione ombra. Nessuna stock option, niente alla luce del sole. Ma i membri hanno delle holding in altre aziende. Le società di bibite, quelle alimentari, l'industria farmaceutica, Detroit, Wall Street. In pratica, ogni azienda di una certa rilevanza ha legami con l'Abstergo. Eh? Sono sulla buona strada per dominare il mondo. Hanno uomini anche nel governo, cazzo. Ascolta, dovevo dirlo a qualcuno, perché non l'ho fatto durante tutta la ricerca e non riesco più a tenerlo per me. Cosa farai adesso? Il libro. Parlerà di questo. Credimi, quando sarà in libreria, tutti sapranno. Sistema di monitoraggio veicoli terminato. Pronto, L? Dio al quartier generale che sto monitorando la situazione. Niente di serio, ma ci servirà qualcuno che si occupi di un problema di sicurezza. Perfetto. Congratulazioni per quella promozione. Continua così. Caricamento.
Caricamento. Zona di quarantena. La gente comune è come il mare, pericolosa e imprevedibile. Ecco perché abbiamo costruito delle mura. Non vedo alcun muro. No, guardati intorno. Uno scaffale di bibite qui, una scatola di dolcetti lì, riviste, talk show, pillole. Le mura del ventunesimo secolo ci circondano. Quarantena terminata.